Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Nuova puntata di Mondo Futsal. Questa settimana parleremo ancora della Rapido Latina che continua a vincere nel campionato di A2. Parleremo dei vari campionati di C1, C2 e parleremo di un grande evento che ha riguardato la Serie D, evento che si è svolto al Pala Bianchini. Tutto questo tra pochissimo. Ricordiamo però anche la possibilità di seguirci giorno dopo giorno attraverso il sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsal. Futsal TV. Dunque tra pochissimo parliamo di Serie A2. Ennesima affermazione della Rapido Latina Calcio a 5 che ha conseguito l'obiettivo minimo dei 3 punti contro una Roma Torino parsa molto volenterosa ma non in grado di impensierire i nerazzurri di mister Giampaolo. Il match è stato deciso dal solito poker di Maina, i sigilli di Avellino e Menini hanno completato il 6-3 finale. Ora i ragazzi di La Starza affronteranno il big match contro l'Orte, l'ultimo insidioso ostacolo verso la massima serie. Non perdere per i pontini significherebbe ipotecare di fatto il salto di categoria. Con il campionato di Serie B fermo, la C1, vittoria come da copione per i ragazzi di Mister Paluzzi al cospetto del fanalino di coda EasyMed Porsche Tivoli. Troppo superiori i fondani, che si sono portati a 31 punti allontanando la zona dei play-out. Nel prossimo turno la compagine del presidente Biasillo affronterà tra le mura amiche la Futsal Palestrina, che occupa stabilmente una posizione di centro classifica. La C2, anche nel 21esimo turno, la capolista Minturno non trova ostacoli. La formazione di Cardillo dilaga sul Città di Pontinia e mantiene il comando del raggruppamento con 2 lunghezze di vantaggio sul Real Castelfontana. All'inseguitrice è sufficiente il minimo scarto, sprecando l'impossibile tra l'altro, per vincere nei confronti del Cisterna. Sul gradino più basso del podio il team degli anni nuovi Ciampino consolida la posizione battendo il Città di Minturno sempre relegato nella zona bassa della graduatoria. A 5 giornate dal termine della stagione il team di Ciampino è certo di giocarsi i playoff visto che non può essere più raggiunto dall'Eagles Aprilia. Non è un dramma per quest'ultima che ha battuto la Connect di Misura confermando un ruolino di marcia del tutto soddisfacente per una matricola. Sciupa l'occasione il Terracina per allontanarsi dalla zona a rischio perché sconfitto al Pala Carucci dal CCCP 1987. In zona retrocessione importante successo del Velletri sul fanalino di coda Pontina, tenuto in piedi solo dalla matematica davanti a una retrocessione ormai scontata. Si chiude con un pareggio che non accontenta nessuno lo scontro tra Vigor Cisterna e Atletico Anzio Lavinio. Sono gli ospiti ad aprire le marcature con Moncada, poi fermato anche da un palo e in seguito a segno sul rigore. I padroni di casa restano comunque in partita con i sigilli di Duva e D'Angelo. Nella ripresa lo stesso D'Angelo risponde all'ennesimo gol di Moncada e Zacchino firma il 4-4. La rimonta sembra vanificata da una contestatissima rete dell'Anzio Lavinio, ma dopo 1000 proteste e discussioni, culminate con il rosso a Charla, portiere di casa, il Cisterna raggiunge 5-5 finale ancora con Zacchino. Il prossimo turno, a meno di sorprese, potrà emettere il primo verdetto stagionale. In caso di sconfitta della Pontina per mani del Real Castelfontana, la formazione apriliana saluterebbe in anticipo il torneo. E adesso parliamo di Serie D e del grande evento di cui vi abbiamo accennato in precedenza, l'evento che si è svolto al Pala Bianchini a coronamento di una bella giornata di sport dal titolo Calcio Andopes. Si sfidavano le All-Star di Serie D, il girone A contro il girone B, ebbene ha vinto il Nord Pontino per 6-2. Il servizio. Amici di Mondo Futsal, benvenuti a questo nuovo importantissimo appuntamento. Siamo al Pala Bianchini di Latina, si sfidano le All Star. È il momento culminante di una bella giornata di sport organizzata dalla Broker Sport e da Opes Italia.
Comitato Provinciale di Latina. Calciandopes, questo è il nome dell'evento, che culmina questa sera al Pala Bianchini con la sfida tra le All Star, tra i migliori giocatori dei due gironi di Serie D, girone A, quello nord per intenderci, e il girone B con i vari protagonisti giunti appunto dal sud pontino. Arbitrano il match i signori Adriano Capuzzo e Pierluca Terminiello. Opportunità di ripartenza per Ciuffa, la conclusione, l'uscita provvidenziale da parte del portiere Francesco Grasso. Ripartono allora i blu con Piovesan, il pallone in mezzo e si sblocca il risultato, l'assist di Piovesan sfruttato a meraviglia sotto porta dal numero 4 Luca Gaglietti. Mentre si chiude il primo tempo, un primo tempo equilibrato, meritati gli applausi del pubblico per i protagonisti di questa prima parte del match tra All Star Nord e Sud di Serie D. Iniziato il secondo tempo della sfida tra le All Star dei gironi A e B di Serie D di calcio a 5. Numero 7 Elvio Passannante della Visfondi. Attenzione, intanto c'è Zappalà che si supera sull'intervento di Vlado, applausi per il portiere, ancora un intervento importante. L'abbiamo proposto in questa, l'abbiamo parlato e presentato in questa occasione. Ma tanto scusami, arriva il pareggio di Giunti, se non andiamo errati, il pari meritato direi, assolutamente meritato per il sud pontino. Una bella conclusione da posizione defilata ad opera di Giunti, arriva dunque l'1-1 per il sud pontino. E allora sì, potete trovarlo su mondofutsalsocial.net, lì c'è questa possibilità di iscriversi e appunto anche chi non fa parte di questo mondo potersi proporsi. Anche il gol dell'immediato sorpasso, pareggio e sorpasso per il sud pontino, e se non andiamo errati, no, è stato Sorrentino a siglare il secondo gol dei bianchi. Dunque terminato il secondo tempo, bisognerà giocarne un terzo da 20 minuti, vediamo adesso come va a finire la partita. Iniziata la terza e ultima frazione di gioco di questo appassionante All Star tra i protagonisti del campionato di Serie D, i due gironi, girone A maglia blu contro girone B maglia bianca. Ebbene, il sud pontino ha centrato l'aggancio e poi il sorpasso nel corso del secondo tempo con Giunti e Sorrentino. Grazie a Giampiero De Clemente per questo suo intervento. Intanto qui stiamo assistendo a una terza frazione di gioco assolutamente frizzante e pirotecnica, e proprio adesso arriva il gol del pareggio del nord pontino realizzato da Pigini, se non andiamo errati, è così. Dunque 2-2, un tempo tra il 16° e il 17° minuto, l'1-2 micidiale del sud pontino, ma adesso arriva il sorpasso, ancora pareggio e controsorpasso dunque ad opera dei blu con la doppietta di Pigini. Ora la conclusione alla distanza ad opera di Mauro Cardillo, pallone intercettato, e allora i blu possono approfittarne con questa grande conclusione e il 4-2 firmato proprio da Del Ferraro. Ne approfitta dalla Zanna, poi questa conclusione che scheggia la traversa, applausi per l'autore di questo tiro, il numero 4 Luca Gaglietti. Lo riesce comunque a sfondare in avanti il sud pontino, anzi c'è questo gran controllo del gol, tutto al volo, splendido lo stop in corsa e la conclusione angolata. Fallisce però la ripartenza al nord con questo tiro dalla distanza, e poi ancora il pallone deviato da Masullo, e allora c'è la ripartenza dei blu con Vitelli, la conclusione angolata, ha segnato la quarta rete e Vitelli ha completato il tutto con il gol del 5-2. Adesso un colpo di tacco sotto porta, per un attimo Napolitano era riuscito a intervenire, ma il gol è stato ancora di Vitelli proprio sul triplice fischio. Dunque finisce 6-2, applausi strameritati per tutti i protagonisti di questa gara. E dunque chiusura in bellezza per questa bella giornata di sport al Pala Bianchini. I rappresentanti del nord pontino del girone A vincono 6-2 in questa sfida all star, ma tutti bravi, tutti da applaudire in questa serata.
E adesso parliamo del campionato. Nel girone A nessun problema per il Real Podgora nella trasferta di Casa Lazzara. Venerdì sera il team di Pacassoni ha surclassato di reti la parrocchia San Giuseppe, ottenendo i 3 punti che le consentono di restare al comando del girone. All'acuto del Real Podgora ha risposto lo Sporting Giovani Risorse, sommergendo di gol il fanalino di coda Virtus Latina Scalo. I pontini continuano così a mantenere l'imbattibilità del Palabianchini. Con un secco 2-0 lo United Aprilia rispedisce a casa senza punti il Real Latina. Dopo 2 vittorie di fila in trasferta e 5 risultati utili, cade l'Accademia Sport. È il Latina Scalocimi a giustiziare il team di Catanzariti, alimentando le speranze di una rimonta. Sospeso a 7 minuti dal termine, il derby di Terracina tra il Real e la Virtus, con la prima in vantaggio di 6-2. Dura solo un tempo la resistenza del Flora 92 con l'Antonio Palluzzi. I privernati, nella seconda parte di gara, salgono in cattedra annientando le resistenze dei borghigiani. Torna il sorriso sui volti dell'Atletico Rocca Massima, con il successo netto e senza repliche a spese della PR 2000 Aprilia. Nel girone B la capolista Visfondi regola di misura l'Atletico Maranola e mantiene le distanze sull'Old Ranch. Corsaro a Ventotene con un netto 7-1. Piazza d'onore confermata anche per l'Atletico Gaeta, vittorioso nella tana dell'Atletico Sperlonga. Finisce in parità il derby di Formia e con il punteggio di 5-5 si chiude anche la sfida tra Tremenzuoli e Sporting Terracina. A reti bianche inoltre il match tra Olympus e Virtus Fondi. Il San Giovanni Spigno infine si stacca dal gruppo di metà classifica andando ad espugnare il campo del Palamagnoli. Nel prossimo turno proprio il San Giovanni ospiterà la capolista Visfondi in una giornata sulla carta favorevole alle dirette inseguitrici. Si chiude così anche questa nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa volta vi abbiamo offerto un'ampia panoramica su tutti i campionati e anche sull'evento importante svoltosi al Palabianchini con la ribalta per i protagonisti del campionato di Serie D. Vi invitiamo a seguirci ogni giorno su mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima!